Signori, buongiornissimo, benvenuti in questo nuovissimo video. Io mi sto coprendo la faccia con un pacco incredibile. Oggi super mega unboxing, come potete vedere ho dei pacchetti interessanti che ho ordinato settimana scorsa. Mi dispiace non aver realizzato dei video in questi giorni, ma sto preparando tutto per settimana prossima. Vi direte, Suri, cosa succede settimana prossima? Esce l'episodio numero 1000 di Minecraft Ita. Esce qui su questo canale, non su Suri Was Taken. È da più o meno 2 mesi che sto lavorando a una serie di cose e se le stelle si allineano, se i pianeti me lo consentiranno, settimana prossima dovrebbe uscire tutto, che è abbastanza figa come cosa. Però, nello scorso weekend io ho ordinato delle cosettine e i più attenti di voi, i più esperti di voi, già solo dallo sticker capiranno che cos'è che ho ordinato. Questo è già un po' più complicato. Sono anche mezzo elegante, quindi... oggi ce lo godiamo. C'è Franchino qui che è venuto direttamente da Suri Was Taken come ospite. È un po' inquietante avere un cavallo accanto, ma va bene uguale. Va bene uguale. Non sono dentro l'inquadratura. Io ho iniziato, non sono dentro l'inquadratura. Vedi, smetti di fare video per una settimana e ti scordi come si fanno. Siamo contenti ora? Siamo contentissimi, incredibile. Queste cose, non tutte, ma molte di queste avrei voluto ordinarle tanto tempo fa. Sapete, ho fatto un unboxing ormai quasi un annetto or sono delle mie nuove cuffie, che sono delle cuffie da studio in realtà, e fino a questo momento le ho trattate male. Non perché le butto per terra, roba del genere, quello succede per sbaglio per lo più, ma per il semplice motivo che non ho fatto un acquisto che sì, comunque impegnativo a livello economico, tutto quello che volete, però è necessario. C'è una buona scheda audio per far sì che le cuffie possano funzionare al meglio, e quindi ho deciso lo scorso weekend di fare un upgrade audio al mio setup, al mio studio, che ora come ora utilizzo principalmente per fare video dei microscopi, primis, per quanto riguarda questo canale, e per Suri Was Taken, quindi per il mio progetto in inglese in cui continuo a fare gaming, in cui continuo la serie di Minecraft. Ho deciso di fare un upgrade, quindi andiamo a vedere insieme che cos'è che ho acquistato. Non ho badato a spese, non ho speso 20.000 euro. Però considerando che ero partito da comprare una scheda audio, sono finito con lo spendere tipo 1000 euro. Che insomma non è mai piacevole quando arrivi al carrello e dici: ah, questo devo spendere? Allora partiamo con un classico, lo Shure SM7B. È un microfono da podcast, bene o male, lo usiamo anche negli studi mates durante le nostre live su Twitch. Mi ci trovo davvero bene e quindi ho detto lo voglio anche per il mio setup. Io fino ad oggi per tipo 10 anni di video, a parte il setup con la videocamera, con il Rode, ho sempre utilizzato il Blue Yeti e ho detto facciamo questo upgrade. Anche nell'ottica, e quale miglior momento se non questo in cui sono anche vestito elegante per annunciarlo, anche nell'ottica di un mio podcast. Come sapete io ho già un podcast, nel senso, se andate su Spotify e cercate Surri vi esce il mio podcast, ma non è un vero e proprio podcast. Ho semplicemente ricaricato alcuni video che pensavo potessero andare anche come podcast, quindi era una sorta di esperimento, diciamocelo così, schiettamente. Ora invece mi è venuta voglia di provare a cimentarmi anche in un ipotetico podcast. Quindi ecco la scelta dello Shure. Poi abbiamo un arcobaleno di cavi, questi sono cavi XLR che ci serviranno per diverse cose, e ho preso questi perché sono corti. Ho già dei cavi ma sono lunghi tipo 3 metri, il mio setup è tutto abbastanza vicino, non ha senso metterci dei cavi enormi, già il mio cable management fa schifo, quindi immaginate. E quindi ho preso questi qua, sono pure colorati, sono carini, mi serviranno per collegare le cose. Andiamo avanti, abbiamo ma scusa, qua non c'è scritto nulla. Vabbè, quindi questo ora lo chiamo per ultimo, questo che sono curioso, non mi ricordo che cos'è che ho comprato. Qui non c'è nient'altro, allora facciamo così, questo lo lanciamo via. Allora abbiamo quest'altro aggeggino. Questo è un preamplificatore. Lo Shure SM7B è un microfono molto carino, ma che ha un attimino un problema con la preamplificazione. Cosa vuol dire? Che per sentire con questo microfono, per far sì che l'audio venga preso, devi stare proprio attaccato al microfono. Devi stare tipo così per far sì che si senta con quel mood caldo, con quell'audio quasi radiofonico. Con questo Cloud Lifter si chiama, è un preamplificatore che è costato in realtà porca vacca, se ci penso è costato un botto per una cosa abbastanza semplice, ed è un aggeggino minuscolo
che diventa un passaggio extra e semplicemente fa sì che la preamplificazione per l'appunto del microfono sia più, vorrei dire dinamica, ma so già che gli audiofili di voi mi correggeranno. Fatto sta che è una cosa necessaria. Cloud Lifter, attivatore microfono, ok, cioè capito? Input, output, 140 euro. Insomma, vabbè, già che ci siamo apriamo anche il nostro bellissimo Shure. Ragazzi, questo microfono è una bomba a mano, io lo adoro davvero davvero tanto. Soprattutto per fare quel mood davvero radiofonico è il termine esatto. Allora, apriamo qui e ci troviamo. Ok, allora, anche qui abbiamo un nostro bellissimo e simpaticissimo sticker. Questo è Stefano che sta urlando perché sta provando a fare un video in cui raggiunge, non so, tot punti in arena. È tutto il giorno che urla. Manuale di istruzione che fortunatamente non ci interessa perché in teoria so già usarlo. Voilà, lo Shure SM. Questo è tipo ormai diventato standard praticamente nel settore. Questo, ah, c'è scritto che cos'è. Ah, in realtà questo pacchettino qui che vedete è da dove sono partito. E cioè questo è il motivo per cui io ho iniziato questa, diciamo, shopping frenzy. Riusciamo ad aprire sta scatola senza troppi casini? Sto chiedendo troppo? Mi sembra. Anche questo ormai non vorrei dire che è uno standard di mercato, ma penso sia una delle più acquistate. Scheda audio, signori, Focusrite 2i2, come si chiama? Terza generazione. Nell'atto pratico è una scheda che mi permetterà di, uno, collegare il microfono, perché non è un microfono USB, è un microfono che si collega tramite XLR. C'è anche, c'è anche l'opzione per il Phantom, quindi per l'energia 48 volt in uscita. Ha anche, soprattutto, ve lo faccio vedere, il motivo per cui l'ho acquistata, vi dicevo, è perché volevo sfruttare appieno le mie cuffie. E poi una certa ho pensato, ma sai, a sto punto prendiamo anche un microfono sensato, non posso stare col microfono USB con una scheda audio così. E allora ho preso tutto sto upgrade, diciamo. Molto carina. Anche come design, niente da dire. Abbiamo il nostro bellissimo ingresso per le cuffie. Poi magari faccio vedere come lo setuppo e tutto il resto. Ora, ovviamente questo microfono non è come il Blue Yeti, non posso semplicemente appoggiarlo davanti e parlare così. Si potrebbe fare, ma per i video non è che mi piaccia molto. Preferisco un setup con un bel braccio per un microfono. E questa volta davvero non ho badato a spese, perché di solito come bracci per il microfono si prende il Rode, si prende il Blue Compass, insomma uno di quelli lì che hanno un design comunque carino ma abbastanza standard. Invece mi sono rivolto a un altro brand, questo si chiama Yellowtech. Sono tutti brand tedeschi questi, bene o male, comunque, incredibile. Quando si parla di audio è tutto tedesco. Eccolo qua. Questo è il braccio per il microfono. Fammi buttare via sta merda. Ok. Questo è il braccio per il microfono, circa 300 euro, forse qualcosa di più. E di base, per farvi capire a che livello siamo con questi bracci, questi li usano per gli studi, proprio gli studi seri. Non che il mio non è uno studio serio, però vabbè, ci si prova. Nell'atto pratico questi li usano davvero per fare i setup dei podcast, quelli veri, quelli che hanno budget e tutte robe di questo tipo. E l'ho scelto perché c'ha un design incredibile. Cioè non è come quei soliti bracci tutti lì bruttini, neri, scheletrici. Questo è proprio bello, è un bel braccio. E capisci che sei nerd quando ti esalti per un braccio di un microfono. Incredibile, signori. Questi li usano per gli studi, quindi arrivano senza i cavi saldati. Per avere i cavi saldati, i cavi XLR, devi pagare tipo 30-40 euro in più, non mi ricordo. Cosa che io ho dovuto fare perché il saldatore non lo so utilizzare. E questo, signori, è il mio braccio con i cavi collegati, che mi hanno collegato loro, ma ho dovuto pagare extra per aggiungere i cavi. Sai qual è lo sbatti? Che ieri doveva arrivare un altro pacchettino, perché come vedete questo è il braccio, ho dovuto pagare extra per farci collegare i cavi. Ma non solo, non è completo, manca la parte per attaccarlo. Cioè, per attaccarlo al tavolo ho preso il grip adatto al mio tavolo e va bene. Doveva arrivare ieri, il corriere non me l'ha consegnato ieri, nonostante io fossi in casa perché c'era una pandemia globale dove vuoi che sia. Quindi mi arriva domani. Non posso farvi vedere ora, nell'atto pratico, tutto il setup, però intanto l'unboxing c'è.
Ora proverò a strappare un po' tutto, vediamo se riesco non lo so, vediamo dove riesco ad arrivare. Questo è il setup, purtroppo finché non mi arriva l'aggeggino per attaccare la scrivania il braccio deve rimanere così aperto, senza nulla e senza essere effettivamente montato. Questa è la situazione, abbiamo la scheda audio che ora ho montato, basta in realtà collegare il cavo USB-C, in questo caso l'ho collegata al Mac, e poi quando registro i video mi basta switchare il cavetto da lì a lì e siamo a posto. Poi abbiamo il nostro bellissimo attivatore, il nostro preamplificatore, che è collegato con il cavo giallo all'input della scheda audio, e qui invece si collega il fantasmagorico cavo XLR che va tutto dentro il braccio e si collega al nostro fantastico microfono. Questo è il jack delle cuffie che vi faccio vedere, è bello cazzuto. Infatti per attaccarlo al computer prima devo usare un adattatore, è bello lungo come jack, e devo già dirvi che la qualità, so che è una cosa un po' da profano da dire, però non pensavo che cambiasse così tanto la qualità dall'utilizzare una scheda audio a utilizzare la scheda audio standard del computer, anche perché pensavo di avere un computer buono, invece cioè usare una scheda audio ti svolta proprio la qualità di ascolto. Questo è quanto, domani mi arriva il cazzettino per attaccare questo alla scrivania. Cable management lasciamo sempre un po' stare, diciamo che va un po' così. La cosa positiva è che è piccolino, cioè poi questo sarà montato e sarà in piedi qui, potenzialmente sarà più o meno qui e si abbasserà sopra lo schermo, quindi cercherò comunque di non tenerlo all'interno dell'inquadratura, ma anche se fosse all'interno dell'inquadratura non mi dispiacerebbe troppo, perché c'è un bel contrasto tra l'argento del braccio e il nero del microfono. Insomma, è tutto ancora un attimino work in progress. Non so se ho inserito qualche altra clip prima di questa outro, ma visto che era già tutto setappato, tutta roba sul tavolo, facciamo una bella outro qui come si deve, che si vedono tutti i bei colori, si vede il microfono. Signori, per questo video è tutto, spero che questo unboxing vi sia piaciuto, noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei prossimi contenuti, anche se realisticamente il prossimo video che uscirà su questo canale sarà Minecraftita episodio numero 1000. Tante belle cose in arrivo, spero, me lo auguro, spero vi piaccia tutto il lavoro che sto facendo per Minecraftita e in generale sul canale. E niente, vi saluto, ciao a tutti.